Mettete la mozzarella in un contenitore di vetro ricoperto della sua acqua. Deve rimanere tutta coperta. Se è il caso, aggiungete ancora dell'acqua del rubinetto. Passatela al microonde per 5 minuti, si deve sciogliere. Deve rimanere così. E adesso la raccogliamo piano piano col cucchiaio e la mettiamo nella carta forno, in un foglio di carta forno. Sta bruciando tantissimo. Mettiamola nella carta forno. Adesso con un altro foglio di carta forno mettiamo sopra, passiamo col mattarello e andiamo a stenderla. Dobbiamo stenderla bene. Deve venire praticamente sottile di qualche millimetro, perché poi la andiamo a rotolare. La vendono anche già pronta, però fatta da noi è tutta un'altra cosa. Quindi facciamo il rotolo. Ok, togliamo il foglio. Praticamente rimane questa così, sottile. Anche se non è perfettamente rettangolare, non ha importanza, che tanto poi la andiamo a rotolare e poi viene tagliata. Ok, andiamo a farcire. Quindi, questa la facciamo al prosciutto. Ci mettiamo le fettine di prosciutto, uno, due e tre. Mettiamo le fettine di pomodoro, partiamo dalla punta qui, cerchiamo di arrotolarla bene a salame. Poi, se vedete che avete bisogno di pomodori da qualche altra parte, voi li mettete. Dovete molto andare ad occhio. Almeno io quando cucino vado ad occhio, sempre. Fino in fondo. Una volta che siamo qua, questo nostro bel rotolo lo andiamo a mettere in un altro rotolo di carta, un foglio di carta forno, e lo andiamo ad avvolgere bene. In frigo per 2 ore.